bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi Patrizia Zerbi di Cartusia Edizioni. Buonasera, intanto buonasera, Patrizia. Buonasera Francesca, buonasera a tutti. La tua casa editrice è una casa editrice per ragazzi, una casa editrice indipendente. Quando nasce? Siamo diventati grandi. Ormai. 33 anni. L'ho fondata nell'87, tornando a Milano dopo un'esperienza di molti anni a Firenze, fondando un'altra casa editrice per bambini che era fatta Track, quindi da giovanissima. E poi dopo, mentre frequentavo l'università, ho finito l'esperienza con Fatta Track, ho venduto le quote e sono tornata a casa, come si dice, essendo lombarda, e ho ripreso le mie radici e ho fondato questa casa editrice. Ed è una casa editrice per ragazzi perché? Beh, perché la mia esperienza la mia passione sono sempre stati i libri e i ragazzi, i bambini, ma vera, cioè mi piacciono, li amo e penso che fare progetti, libri per loro sia una grande responsabilità ma anche una grandissima occasione di crescita loro e nostra. Quindi ho fin dall'inizio pensato che volevo fare una casa editrice di progetto, quindi tutti i nostri titoli, siamo una follia, perché ormai siamo arrivati a più di 350 titoli, sono tutti prodotti in casa editrice, quindi ho una casa editrice vera, cioè una redazione dove autori, illustratori sono i nostri riferimenti, grafici, e da lì quella che viene chiamata Casa Cartusia da molti, anche di autori, amici che sono diventati poi una famiglia in qualche modo, rappresentano un riferimento. Secondo me è anche la bellezza veder nascere i libri, perché parti da pochissimi elementi e li vedi prendere forma ed è una cosa meravigliosa, anche perché lavorando molto sugli illustrati naturalmente hai un percorso anche straordinario, anche dal punto di vista visivo. Certo, perché per chi non lo sapesse, per chi non conoscesse bene l'ambito editoriale, di fatto parlare di una filiera creata in casa, cioè vuol certo. dire una filiera controllata in primis, certo. sicuramente, e poi un lavoro che ti permette di puntare sulla qualità e della bellezza. Brava. Infatti chi può guardare appunto il video, qua abbiamo una serie di libri che un po' alla volta andiamo a scoprire e sono tutti bellissimi, e questo spiega il valore della carta in questo senso. Secondo me l'altro aspetto è i bambini, i ragazzi hanno diritto alla bellezza, ce l'hanno non solo nei libri, certo. naturalmente, ce l'abbiamo nell'ambiente, ce l'abbiamo in ciò che ci circonda, ma la bellezza educa, la bellezza ti aiuta a crescere meglio e a rispettarla anche, no? Quindi i libri devono essere anche fisicamente curati e belli, e quindi addirittura arriviamo a controllare tutta la filiera, cioè certo. a stampare in Italia per poter seguire la qualità della stampa, perché controlliamo anche la filiera, il fatto che siano carte FSC, insomma tutti un po' mi prendono in giro perché spesso gira le immagini mie che sono in tipografia ultimamente Non dubitare dei sogni è stato uno degli ultimi, e anche il vincitore del Silent ero cioè, però secondo me anche questo è bello, fa parte di qualcosa che nasce, di che prende un mondo forma, umano, di vero un e mondo, proprio, sì, cioè assolutamente. Che il libro non è solo quell'esposizione che tu conosci tramite la libreria, ma no, anzi no, no. è proprio un oggetto da toccare, da toccare, conoscere. Da toccare, da conoscere, da odorare, io dico, infatti tenerla la carta in mano, tenerla in mano, prenderlo, sentire l'odore, sfogliarlo, e anche per i bambini è un'esperienza fondamentale. Questo non penalizza gli altri strumenti, ma hanno bisogno della fisicità che i cinque sensi che un libro certo. mette in atto. E visto che abbiamo parlato di una casa editrice a progetto, cioè numerosi sono i vostri progetti, non riusciremo a elencarli tutti, no. però il mondo internet, i social, insomma, permetterà di conoscervi più a fondo, però due sono sicuramente gli eventi molto interessanti. Uno circa questo libro, ci puoi raccontare? Ti ho raccontato prima, sì? Francesca, sì. Come ti spiegavo, noi lavoriamo naturalmente per bambini che vanno dai zero al pubblico anche adulto, perché abbiamo libri che sono stati hanno appassionato un pubblico anche di persone adulte, cioè i libri non hanno un'età specifica, secondo me, i bei libri. Però lavorare per collane mi rendo conto che a noi aiuta
e aiuta il pubblico, anche i genitori, agli adulti, agli insegnanti, i bibliotecari, sapere che cosa quella collana si prefigge, no? E quindi dare un'identità ancora più forte alla casa editrice. Proprio perché noi siamo una casa editrice di progetto, quindi... Ad esempio, questo è il caso di una collana musicale? Questa è una collana così? Non solo musicale, cioè la collana si chiama Musica disegnata e un po' strampalata. Una collana che ho costruito su proposta di Elisabetta Garrilli, una grande musicista, quando è venuta in Cartusia a raccontarmi di questa sua idea, naturalmente... l'ho accolta perché era veramente una cosa che apparteneva a Cartusia. L'idea per Paradosso, lei dice, disegnare, ascoltare le immagini e guardare la musica. Però il principio è quello, dove abbiamo scelto, siamo già a 8 titoli, quindi una molto ricca, sono 2 titoli all'anno che noi facciamo di questa collana, dove da una scrittura creativa affrontiamo per esempio il Carnevale degli Animali, la scrittura è di Elisabetta Garrilli, le illustrazioni sono di Valeria Petrone, che è una grandissima illustratrice, quindi questa sì. Magari la facciamo vedere, cosa certo. Dici? Sì, sì, sì. Perché le tavole sono fantastiche del Carnevale e in qualche modo le tracce, questa è la novità di questa collana anche per Cartusia. Una volta che hai preso il libro, tu puoi scaricare tutte le musiche, quindi tutte le 12 tracce del Carnevale di Saint-Saëns col QR code. Sì, in questo caso quindi la musica è gratuita, aiuta ad estendere la narrazione, come certo. Ci dicevamo prima. Sì, assolutamente. Non solo, poi è legata anche agli spettacoli, è stato fatto, le musiche sono state fatte, questa è una musica sinfonica, ed è stato di Saint-Saëns, le esecuzioni sono delle musica d'orchestra di Padova e del Veneto, cioè abbiamo una collaborazione anche con grandi orchestre oppure con la Garrilli Sound Project, cioè dalla musica sperimentale alla musica sinfonica, al pianista e a grandissimi illustratori, e questa è la differenza, cioè certo. Il problema è altissima qualità nel progetto e nell'idea anche illustrativa e anche nell'idea che diciamo base, del testo certo. Che Elisabetta fa, quindi secondo me stiamo facendo diciamo una collana davvero nuova che non solo educa la musica ma ti educa appunto ancora una volta la bellezza, esatto. Sì, forse la bellezza diventa il vero e proprio tramite per secondo conoscere, me sì. Cioè, si sì. Capisce così fin da bambini quello che accennavi prima, la sensorialità completa, cioè che ti ho parlato di Tino esclude. Tino, perché Tino è stato lui il è da primo citare, ecco, è però stato, vogliamo il titolo completo, è stato Tino. No, allora Tino è un libro fuori di testa e naturalmente ha vinto il premio Rodari giustamente nel 2018 ed è il primo fatto con la Garrilli Sound Project, Emanuela Bussolati che è una grandissima illustratrice che ha fatto tantissimi libri con noi ed è sulla passione della musica, quindi questo bimbo che vuole nella vita fare musica. Naturalmente nessuno è d'accordo con lui, però c'è questa idea che il suono è fatto dalle cose semplici, quindi in qualche modo i bambini si avvicinano attraverso il giornale, i piatti, adesso non posso fare rumore, ma mi metterei a suonare qualcosa e ti accorgi che la musica è dentro di te. Quindi è un bel messaggio anche questo, far capire ai bambini che dentro hanno tutti, abbiamo orecchio musicale. La vera responsabilità sociale del libro in assolutamente, questo senso. Cioè assolutamente. Non proporre limiti ma proporre sogni. Sogni, una certa brava. Chiave. C'è proprio il sogno, bravissima. Il bambino che possa scoprire con le parole giuste, perché poi sì. La particolarità dei libri, degli albi illustrati, che hanno modo di parlare diverso. Assolutamente. Non è la parola classica che conosce l'adulto, che magari ha difficoltà a passare al bambino, sono la chiave di interpretazione, di lettura certo, giusta. Certo, assolutamente. E questa collana infatti credo che abbia un modo molto interessante e divertente di mettere insieme più aspetti, che non è solo quello dell'immagine ma anche appunto del suono, della parola, della conoscenza, della scoperta poi. Certo, ma noi cerchiamo sempre di fare cose che in qualche modo sono molto cartusine, che siano sì. Anche riconoscibili, no? Che sono magari fuori dagli schemi, perché appunto... Anche il nostro modo di, come ti dicevo, progettare, noi non compriamo dall'estero titoli, quindi non li traduciamo, ma siamo noi che vendiamo all'estero, quindi ci siamo
ritagliate una nicchia, una caratteristica della nostra produzione che è nell'innovazione, e questo ci permette anche di essere interessanti per il mercato internazionale. Noi vendiamo tantissimi titoli sul mercato internazionale in tantissimi paesi. Sì, e poi l'internazionale è un contesto importante per voi di Cartusia. Assolutamente. Perché qui davanti c'è un altro libro che possiamo usare. Quello per citare per eccellenza il rapporto internazionale. Adesso poi lo sfogliamo bene un po' alla volta. Sì. Però si tratta di un Silent Book Contest. Lascio a te la parola per spiegare bene di cosa si tratta, perché è appunto un evento internazionale. Questo non è solo, ecco, questa è una collana, certo. Silent Book Contest, Silent Book, una collana di libri senza parole. Noi ne abbiamo fatto una collana, ma non solo, da quando siamo partiti con Gianni De Conno, abbiamo attivato e con Nini un concorso internazionale, cioè quello che non c'era. Siamo stati i primi a costruire un concorso dove venivano invitati, e vengono invitati, è partito nel 2014, vengono invitati giovani o non giovani illustratori, autori di immagine, a presentare dei progetti. C'è una giuria internazionale, ogni anno crescono, ed è stato il successo anche importante di questa collana, ma soprattutto anche di questo concorso, perché ha raccolto, diciamo, autori, li chiamo autori, certo, a tutto effetto, perché anche se non hanno testo, te lo faccio. Sì, esatto, prima quello avevo sbagliato una parte. Ecco, anche se non hanno testo, i Silent Book in realtà raccontano tantissimo. Questo per esempio è un viaggio in questa magia di un giardino segreto, e tu, sfogliando ogni pagina, hai una storia, e ogni volta è universale, è una storia che tutti possono leggere, che ognuno legge in maniera diversa. Allora, i Silent Book hanno una grandissima potenzialità, noi ne stampiamo non solo i vincitori, pubblichiamo, ma anche molti finalisti, siamo arrivati ormai a 18 titoli. Che sono tanti. Sono tantissimi di una sola collana, e soprattutto è una collana secondo me nuova, cioè è quella che devi... Vai avanti, no? Sai che hai anticipato un po' i tempi. Ed è anche più inclusiva, credo. Da assolutamente. Perché, in un mondo in cui sicuramente il libro per ragazzi, adesso dimmi se mi trovi d'accordo, ecco, con quanto dirò, ha un ruolo importantissimo nella scuola per insegnare anche i ragazzi a guardare in un mondo diverso, cioè non è per forza la parola, e questo può essere per bambini che magari hanno difficoltà nella lettura, questo non vuol dire non poter leggere, vuol dire poter leggere tutto, anche le immagini. Anche le immagini, che poi, come sai, in alcuni casi anche di difficoltà, l'immagine è l'unica cosa che chiunque, anche il bimbo autistico, anche il bambino con difficoltà, legge, cioè l'immagine è universale al 100%, ed è esplicativa per eccellenza, e soprattutto attraversa le lingue, i paesi, quindi pensa a quella bellezza di, certo, poter avere qualcosa che lega paesi completamente diversi, e vedi com'è un viaggio fisico, sì. Poi è la conoscenza della flora, della fauna, però è un'avventura, è una storia, e ogni storia è diversa dall'altra, quindi questa è un'altra delle collane di cui sono molto orgogliosa. La cosa del concorso che mi rende altrettanto orgogliosa è che partecipano sempre di più giovani illustratori, giovanissimi illustratori, e soprattutto i giovani illustratrici, e che vuol dire che hanno spazio, perché sanno che possono vincere e quindi avranno il, certo, libro pubblicato, ma anche se sono, come io scelgo anche di pubblicare i finalisti, e se tu vai a vedere gli ultimi anni sono tutti illustratori che non hanno superato i 20 anni, ecco, russe, coreane, tutte donne, molte donne, molte donne. Questo è un altro aspetto importante, insomma, secondo me sono anche occasioni per loro, perché sono vetrine, certo, lo organizziamo il concorso con la Fiera del Libro di Bologna, con Torino, con il Salone di Torino, quindi sono anche occasioni di mostre, di presentazioni, di visibilità. Però, diciamo,
anche con un occhio verso il futuro. Sì, diciamo che forse possiamo definirla internazionale, Silent Book Contest, in due termini, cioè da una parte di lettura, perché tutti sì. possono leggere tutto in questo senso, non c'è vincolo di età, non c'è vincolo di lingua, bellissimo. E anche di partecipazione. Assolutamente. Perché di nuovo non c'è il vincolo di nazionalità e né di età, anzi ami i ragazzi al 100% a questo punto direi, perché se tanti giovani riescono a mettersi in gioco senza timori, riescono a portare la propria arte. L'anno scorso hanno partecipato 200 finalisti, cioè 200 partecipanti, quindi insomma la giuria è qualificata, è molto qualificata, sono Walter Focchesato il presidente, ma insomma ci sono anche anime diverse nella giuria, anche quello importante, con storie personali diverse. Io non sopporto tutto ciò che è omologato, quindi quello che definisce, come sai, ce ne siamo resi conto. Direi che quanto vediamo sul tavolo è un piccolo esempio di quanto poi è cartusia di fatto. Sì, ma credo che sia anche la bellezza, certo, di quello che facciamo, cioè divertirti. Non possiamo non parlare. Noi dobbiamo citarlo. Cioè, quello... Direi solo che era una cosa del contesto internazionale, che chi volesse partecipare comunque può prendere parte da giugno fino a metà febbraio. Allora, il nuovo è già partito adesso a giugno del 2020 e si chiuderà a metà di febbraio del 2021. Abbiamo appena ufficializzato il vincitore della nuova del 2020, che è uno spettacolare libro che si chiama Che febbre, di una ragazza anche lì giovanissima russa, e poi quest'anno abbiamo inserito anche la giuria dei bambini, che mi è sembrata un'altra cosa che giudica e sta giudicando assolutamente in maniera diversissima rispetto alla giuria degli esperti, nel no? proprio mondo. Però i 12 che sono stati finalisti di questo concorso sono stati poi dati in mano ai bambini, e quindi adesso avremo il vincitore anche della loro categoria. Ecco, questa è un'altra cosa. Questo è un aspetto molto divertente, interessante. Anche perché vedi proprio l'approccio che i bambini hanno, che non è detto, poi non è detto che sia meglio uno o l'altro, non è un problema di giudizio. Però ti fanno conoscere, un altro modo. Certo, no? di guardare il mondo. E di guardare anche silenziosamente o rumorosamente il mondo. Questo è un aspetto sicuramente molto sensibile della campagna, della collana, se guardiamo il contesto. Sì, assolutamente. Ecco, chi volesse partecipare, visto magari ci sono giovani illustratori o autori che seguono la vostra trasmissione, c'è un sito, quindi è www.silentbookcontest.com, dove ci sono tutto, regolamento, indicazioni, ci sono anche una galleria dei lavori dei vincitori, dei finalisti di quest'anno, quindi insomma possono avere una visione dell'insieme. E ci sono poi formati, regolamenti per partecipare, insomma, quindi siete in grado. Noi abbiamo dato lo spunto, poi a voi, chiunque sia interessato. Chi vuole, certo. E invece no, questo libro dobbiamo tirarlo fuori dal nostro... Avrei portato Tararì, perché è il più conosciuto, credo che moltissimi dei vostri telespettatori che non sono giovanissimi oppure hanno anche figli, nipoti, Tararì Tararera è un nostro vero long seller, siamo arrivati a più di 40-50 mila copie, ogni anno ne ristampiamo 4 mila, è stato il capostipite, è una collana che si chiama la Biblioteca di Piripù, ed è un'idea geniale di Emanuela Bussolati, che è questa autrice, illustratrice, che mi ha fatto questa proposta sapendo che probabilmente noi diciamo insieme solo cartuccio, perché è una lingua inventata, è un'onomatopeica, è sonora ed è straordinaria, però è una storia, perché è una storia di una famiglia, Piripù, è una famiglia... che tutti pensavano fossero scimmiette, poi si è scoperto nell'ultima storia che sono dei marsupiali, perché già perché certo, da dove nasce Piripù Bibì ed è fatta di suoni, di sonorità, ed è una cosa che i bambini amano da morire, e dato che tantissimi di questi 40.000-50.000 lettori di Piripù, di Tararì, perché ne abbiamo fatti, questo è il quarto, si domandavano: ma quando è nato P
Piripù Bibi, perché è il più piccolo. Il più piccolino. Quindi Manuela mi ha detto, adesso è arrivato il momento di raccontare la storia. Svegliamo. Di quando... Sì, è un sequel, quindi è un prequel. Quindi vediamo qual è la storia e riesce a dare... divertimento, follia, insomma, è molto simpatico. Sì, l'idea di avvicinarsi di nuovo a tutti, perché il bambino può parlare la sua lingua, cioè l'idea è forse quella, no? Di una lingua inventata, è una lingua nuova, fatta di fonetica, certo. Perché è legata molto anche alle immagini, cioè piripupà, piripumà, piripusò, piripubè, piripubibi. Bibi è il più piccolo, è il più piccolo. E tutti i suoni che nascono dall'avventura i bambini lo sentono, perché i genitori glielo leggono a voce alta e loro si appassionano. Un modo per includere tutta la famiglia anche qui. Assolutamente. Perché il genitore si può lasciare andare e diventare un po' sì, bambino. Sì, il problema è che diventano ossessivi bambini, sì. Cioè quando li incontriamo glielo devo leggere 20 volte. Io penso che appassionerebbe anche me, però ma senza se vuoi, se vieni in cartusia io te lo leggo, perché io lo amo molto da morire. Mi piace tantissimo. Chiunque entri, due parole. Poi parliamo di questo libro, perché insomma abbiamo anche un po' di immagini che scorreranno nel video, okay. Perché è legato a un evento del 15 ottobre, siccome appunto abbiamo cercato di raccontare quanto più possibile di Cartusia, direi che vale la pena anche citare donne avventurose che hanno fatto grande Milano. Ha detto è legato a un evento, però lascio che ci spieghi tu che cos'è il libro, che cos'è l'evento, che presenti voi di Cartusia. Allora, questo è un progetto di cui sono molto orgogliosa, prima perché Cartusia è fondamentalmente una casa editrice al femminile, siamo tutte donne, adesso abbiamo la quota azzurra, quindi credo molto nella potenzialità che noi come donne abbiamo nella vita. Sono venuta a conoscenza di questa ricerca che Patrizia Zeglioli aveva fatto sulle donne di ieri e di oggi, che hanno fatto, diciamo, la storia di Milano. Quindi era un gioco all'inizio, era una cosa diversa da questa, me l'aveva raccontato la Diana De Marchi, consigliera delle pari opportunità, e mi sono appassionata. Quindi da lì la Patrizia Zeglioli è venuta in Cartusia, abbiamo costruito un progetto. Ma per che cosa? Qual era il nostro obiettivo? Non farne solo un libro. Il libro ha la sua veicolazione, come tutti i nostri libri, ma volevo avere, ho ottenuto il patrocinio del Comune di Milano per poterlo veicolare in una campagna a scuola. Quindi abbiamo coinvolto due assessorati, la cultura con il sistema biblioteche del Comune di Milano e l'educazione, perché volevamo che 1000 di questi kit gioco andassero nelle classi, cioè per far conoscere i bambini, hai visto sfogliandole, sì, anche tu vedere. Sei rimasta colpita, sì, perché c'è storia passata, ci sono storie presente. Passate, presente, cioè, ci sono figure che molti conoscono, sono imprenditrici, cioè sono figure che sono state avanti nel tempo, ma che hanno fatto veramente la storia di Milano. Sì, di ispirazione per bambine e bambini, di fatto. Assolutamente, però ti fa capire che la nonna, tua nonna, la tua mamma, il tuo papà, la tua storia, le storie delle nostre radici, ma anche di quello che sono alcune figure che ancora molte sono in vita, no? Pensa alla Segre, che molti conoscono. La Melato è stata una figura fondamentale, la Crizia, stiamo parlando della contemporaneità, però c'è anche Anna Kulishoff, c'è la Maino che ha fatto l'Unione Femminile, dove faremo la presentazione, perché sono donne che hanno combattuto, direi, sì, ma in tempi primi, negli anni in cui era difficile, non c'era ancora il voto delle donne, dove... Sì, per noi impensabili, però senza di loro non ci sarebbe brava, la nostra storia. Brava, brava. Quindi un modo di presentare, e direi, il libro ha una sua veicolazione, esce da fine ottobre. Esce da fine ottobre nelle librerie, mentre il kit sarà messo a disposizione entro ottobre attraverso il sistema bibliotecario delle 25 biblioteche del Comune di Milano a 900 scuole dei quartieri che ruotano intorno, facendo formazione. Quindi c'è anche un gioco, è una prescatola che si apre, poi c'è un gioco a carte, quindi oltre alla lettura a voce alta del libro
C'è la possibilità di approfondire gli argomenti, insomma ci sono tanti aspetti. Far conoscere e far giocare. Far giocare, cioè, far conoscere e far giocare, assolutamente. Di arrivare attraverso questo nuovo veicolo. Per ora io ti devo salutare, però posso fare una proposta, cioè chiunque ci avesse ascoltato di indagare attraverso i social, non solo partendo dal sito di www.cartusia, appunto Cartusia Edizioni. Edizioni. Digitando Cartusia sul web uscirà sicuramente, ma anche su Instagram e Facebook, ma anche il tuo profilo personale, che comunque sei la figura anche un po' di riferimento, no? Della fuori di testa, sì. Quindi per qualunque idea, per qualunque spunto e per conoscere meglio tutto quanto abbiamo visto su questo tavolo, certo, rimandiamo i social solo per poter approfondire. Perché abbiamo anche un sito abbastanza corposo, organizzato, divertente, sì, piacevole, sì, la descrizione del accattivante. Sito è quello che poi ci ha colpiti fin da subito, per cui vi consiglio di andare a leggere. Invitato, grazie. Grazie Patrizia, grazie, è stato molto è stato interessante. Un piacere anche per me. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.